È bella la vita di un artista, sicuramente, diciamo che può essere bella. Generalmente si ha così una visione dell'artista romantico, non c'è niente di meno romantico della vita di un artista contemporaneo. Io passo molte ore al giorno davanti al computer a mandare email, sopra un treno, su un aereo o in macchina a viaggiare, a fare cose, ecco. Momenti di romanticismo me li posso permettere ogni tanto, ho bisogno di chiudere, magari mi prendo mezza giornata, ma questo accade una volta al mese, non di più, non ce la, perché anche il sabato e la domenica sono qua dentro, insomma. Quindi ecco, l'artista che ha degli spazi, delle cose, non esiste. Cioè, oggi un artista contemporaneo è molto impegnato. No, è chiaro, che in arte non faccio ciò che so, perché già appartiene al passato. In arte c'è sempre una domanda, c'è sempre fino a dove sono, ci sono. Poi mi butto in avanti, come dire, tendo a sottrarre qualcosa all'ignoto che non conosco, provo qualcosa, come dire, ecco, faccio una scommessa, questo sì. Percepisco delle cose, questo sì, ho delle intuizioni, ho dei momenti di illuminazione. Molto spesso le mie opere nascono, che sono già definite. Cioè è chiaro che dietro c'è tutto un lavoro per arrivare a questo. Cioè, penso intorno a una certa cosa senza cominciare a elaborare, perché molto spesso l'elaborazione appesantisce. Quindi a un certo punto, zac, esce fuori l'opera finita. Non ho un materiale privilegiato, ho lavorato moltissimo vetro, continuo a lavorarla ancora, vetro soffiato, mi interessa per la trasparenza, questo mi interessa proprio il fatto che sia trasparente, perché per me il mondo è trasparente. Siamo noi che lo abbuiamo, lo rendiamo opaco, perché ci interessano evidentemente le zone opache, insomma, se no il mondo è trasparente, come sono trasparenti le parole. Non ho un materiale perché le mie idee non sono fissate su un materiale, ogni idea ha il suo materiale. L'importante è conoscerli, capirli, percepirli. Io credo che l'opera abbia bisogno sì di codici, ma possono essere molto diversi. Un'opera che ho fatto 2 anni fa, qualcosa del genere, per una mostra a Milano, il cui prototipo è questo oggetto che sta dietro. È stata realizzata una croce molto grande di 2 metri per 2 metri con 500 LED. Rossi sempre, che pulsano con un ritmo molto particolare. Il ritmo è quello del mio respiro, in forma di meditazione. Per cui entrando dentro questa stanza, inevitabilmente questo pulsare imponeva un ritmo e molte persone si sono trovate a diminuire la propria, aggressività o frenesia. Proprio perché l'opera imponeva in qualche modo questo ritmo. E quindi da ultimo si ritrovavano in uno stato diverso rispetto a quando sono entrati. Ecco, secondo me questa era già una buona cosa. Gli artisti hanno abbandonato l'arte pubblica, cioè l'hanno proprio abbandonata perché hanno continuato a fare se stessi nel luogo pubblico. È chiaro che l'arte pubblica deve essere leggibile a tanti livelli, e per questo penso che il monumento sia proprio, come dire, scomparso dall'orizzonte, mentre quello che è emerso è il fatto che l'artista può intervenire in modi totalmente diversi dentro lo spazio pubblico, perché quello che gli si richiede non è più di fare ancora il monumento, ma è proprio il modo diverso di intervenire, di starci dentro, di lavorare con le persone. Molto spesso l'arte la fanno addirittura le persone stesse che vivono quel luogo. Per me è interessante nell'arte pubblica lavorare con le comunità. Le opere di arte pubblica nascono sempre lavorando, cercando di capire chi vive da quelle parti, cosa succede, quali sono le geografie mentali delle persone, i pensieri che attraversano quel luogo. E molto spesso loro diventano, magari anche inconsapevolmente, ma diventano attori dell'opera. Ecco. Nella Fontana fatta a Quarrata, diciamo, al di là del lavoro mio personale, però poi ho sparso per il paese una serie di cassette d'apposta in cui chiedevo in forma anonima
cosa volevano scrivere sulla fontana che c'era ancora da farle. Quindi poi ho raccolto tutte questi biglietti e li ho posti in forma sempre anonima, con la grafia, possibilmente con la grafia originale, sulle pareti di questa fontana, per cui ognuno passa e legge il proprio messaggio. Un'altra opera pubblica in cui non c'è un diretto coinvolgimento, però in qualche modo c'è di costruire un percorso per le persone. È a Torino, però in una strada non centrale, è sulla facciata di un palazzo dove mi hanno chiesto di fare un intervento. Non ho voluto fare un intervento da artista, ma ho voluto costruire un percorso a chi passa di lì, di poter pensare di crescere qualcosa, ecco. Quindi è proprio pensata per i passanti, non di abbellire. E quindi ci sono quattro frasi in cui le ho poste su questi terrazzini. Il tentativo è quello di costruire proprio un percorso fondato sull'udito. Cioè, l'udito, il sentire, l'ascoltare diciamo, è uno dei fatti fondamentali, è primario per avere una comunicazione. Molto spesso siamo abituati ormai a dire senza ascoltare l'altro. Quindi invece quello che mi interessava qua dentro questa strada era porre l'accento sul fatto del sentire, proprio del prestare attenzione a qualcuno. Quando si presta attenzione, magari si cresce anche.